Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Nella giornata di ieri sono stati annunciati Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, i due giochi Pokémon tanto attesi, che poi in realtà tanto attesi non erano perché in pochissimi si aspettavano un titolo in stile Pokémon Nero 2 e Bianco 2 a seguito di Pokémon Sole e Luna. In realtà questi due titoli con Pokémon Nero 2 e Bianco 2 non hanno tutto in comune, ma andremo a parlarne in questo video. Prima di iniziare volevo farvi notare la particolare postazione che assumerà questo tipo di video all'interno di tutto il periodo precedente ai prossimi giochi Pokémon. Difatti ho deciso di svilupparlo con me spostato di lato e tipo qua le immagini riguardanti trailer o robe del genere, in sostanza un po' in stile Pokémon Millennium per intenderci. Detto ciò ragazzi, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di iniziare subito con l'analisi dei trailer che ci sono stati proposti dalla Nintendo Direct. In realtà oggi andremo a vedere solo il trailer dedicato a Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon, in quanto per il video dedicato a Pokken, per il trailer dedicato a Pokken, ho un altro video in progetto da fare. Detto ciò, iniziamo subito. Il trailer inizia subito mostrandoci un Sun, un personaggio giocante molto molto più grande di come l'abbiamo visto in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Questo a primo impatto potrebbe far pensare a un sequel, ma in realtà questa cosa è decisamente improbabile. Difatti, se questo fosse un sequel, Sun dovrebbe possedere i leggendari, lo starter, insomma dovrebbe partire già con un team fatto. Di conseguenza un sequel è molto improbabile, anzi quasi impossibile, dato che lo stesso Junichi Masuda all'interno della Direct ha confermato che si tratterà, ragazzi, di una storia alternativa nel mondo di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Sarà però questa storia, ragazzi, in un'altra dimensione e adesso arriveremo a parlare anche di questo. Il trailer per la verità mostra abbastanza poco riguardante al gioco. Si susseguono una serie di immagini riguardanti una Alola totalmente cambiata, possiamo ammirare un garage a caso all'interno della casa del protagonista e un centro Pokémon sulla sinistra, per poi mostrarci per l'appunto immagini di vari Pokémon. Abbiamo dei Pikachu, abbiamo un Togedamaru e poi abbiamo dei Pokémon che sembrano essere dei Pokémon dominanti. Attenzione a questo fattore perché è molto interessante. In molti infatti avevano previsto per Pokémon Stars, che d'ora in poi inizieremo a chiamare Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon, una regione con delle palestre. I Pokémon dominanti che abbiamo visto in questo trailer, che sembrano per l'appunto dei Pokémon dominanti, potrebbero andare a contraddire questa ipotesi, ma in realtà non è assolutamente detto. I Pokémon dominanti potrebbero comunque continuare a essere una feature all'interno della regione di Alola, anziché però essere all'interno del giro delle isole, potrebbero essere semplicemente qualcosa di alternativo, un qualcosa per ottenere i cristalli Z, mentre le palestre potrebbero tornare. Noi sappiamo che questa per l'appunto è una dimensione alternativa e quindi chissà, magari le palestre potrebbero avere il loro perché, oppure potrebbe esserci il semplice giro delle isole. In quanto questo non è un sequel, e lo abbiamo accertato con le affermazioni di prima, è decisamente difficile in sostanza dire che cosa servirà al futuro per questo gioco, se si tratterà di palestre, se si tratterà del giro delle isole. In questo momento è davvero difficile da dire. Sappiamo solo che quelli che abbiamo visto, questo Mimikyu che ci mostra parti nascoste di lui, e forse era meglio così, e Likarok, che sembrano essere in tutto e per tutto dei Pokémon dominanti, sono l'unico fattore che abbiamo a disposizione e che possiamo analizzare nella sua interezza. Il trailer si conclude, ragazzi, con Solgaleo e Lunala nella loro forma Sole nascente e Luna piena fusi insieme a Necrozma. Andremo a parlare molto meglio di questo fattore in questo video, in questo preciso istante. Premettiamo che a me quest'idea di fondere i Pokémon non è mai andata a genio, partendo da Kyurem e da Reshiram, ma volendo in questo caso potremmo avere degli sbocchi interessanti per la trama. Infatti guardando meglio le immagini, in realtà a una prima occhiata magari non risulta subito, ma a un'occhiata un pochino più attenta possiamo notare che non si tratta di Solgaleo fuso a Necrozma o di Lunala fuso a Necrozma, ma a Necrozma che si fonde con gli altri due Pokémon. Benissimo, in questo particolare frangente possiamo notare che sembra essere quasi il terzo leggendario del trio subordinato ai due leggendari. Questo potrebbe voler dire una cosa, potrebbe voler dire che Solgaleo e Lunala sono in realtà più importanti di Necrozma, almeno in questa dimensione.
Un'altra cosa che possiamo notare all'interno del trailer è il fatto che il bracciale Z sia totalmente cambiato. Alcuni hanno sostenuto che possa non essere un bracciale Z, ma mi sembra molto strana come cosa, in quanto abbiamo un cristallo Z. Insomma, che senso avrebbe rimuovere le mosse Z da una generazione che è stata fatta per l'appunto per queste mosse? Probabilmente zero. Di conseguenza è molto probabile che sia comunque un bracciale Z, ma diverso, oscuro. Personalmente mi ricorda molto Necrozma. E quindi ragazzi, collegando i vari puntini, siamo in una dimensione alternativa. Abbiamo un bracciale che ricorda Necrozma. La teoria che vi porto quest'oggi, che non pretende assolutamente di essere vera perché di elementi ne abbiamo molti pochi, la ipotesi se vogliamo, insomma, quello, la mia idea, quello che mi piacerebbe vedere, sarebbe un gioco Pokémon, una dimensione alternativa di Alola all'interno della dimensione di Necrozma, in parole povere, all'interno della dimensione delle Ultra Creature. Stiamo parlando per l'appunto, ragazzi, di Ultra Sun e Ultra Moon. Penso, ragazzi, che il gioco potrebbe svilupparsi all'interno di quella dimensione dalle quali provengono Nihiligo, Necrozma e tutte le altre ultra creature. Difatti noi quelle dimensioni non sappiamo come sono fatte, sappiamo semplicemente che ci sono i portali, abbiamo combattuto nell'ultravarco, ma di queste dimensioni non sappiamo nulla. Probabilmente, almeno questo è quello che è accaduto a me, abbiamo sempre pensato a queste dimensioni come a un qualcosa di assurdo, alieno. Invece potrebbe essere un mondo totalmente uguale al nostro, solo che i leggendari in questo caso sarebbero le ultra creature, e Solgaleo e Lunala, arrivati nella nuova dimensione, potrebbero essere le nuove ultra creature di questa dimensione, per l'appunto, creando un intreccio di trame tra di loro, in modo tale che in questo caso Necrozma sia il leggendario, per l'appunto, e Solgaleo e Lunala le ultra creature provenienti da un altro universo. In questo modo si spiegherebbe in un certo senso la subordinazione che Necrozma ha nei confronti di Solgaleo e Lunala, ed il fatto, ragazzi, che esso si fonda a loro e non che loro si fondano ad esso, come del resto era successo per Reshiram e Zekrom insieme a Kyurem. Inoltre, ragazzi, all'interno della Direct Junichi Masuda ha annunciato che ci saranno, ragazzi, dei Pokémon mai visti all'interno della regione di Alola. Se noi possiamo anche dire che questi Pokémon potrebbero essere la fusione tra Necrozma Solgaleo e Necrozma Lunala, è anche vero che potremmo assistere a delle nuove forme Alola, a dei nuovi Pokémon, a delle evoluzioni di Pokémon, come ad esempio Komala, come non saprei chi altro in questo momento. Ma in generale potremmo davvero assistere a qualcosa del genere. Si potrebbero inserire delle nuove forme Alola e si potrebbero far trovare dei Pokémon che all'interno di Pokémon Sole e Luna non erano trovabili. Se vi ricordate, tempo fa feci un video in cui dissi che i Pokémon di quarta generazione, nella settima generazione, i Pokémon Sole e Pokémon Luna erano quasi assenti all'interno del Pokédex. Di conseguenza potremmo trovare questi Pokémon qua. Ci potrebbe essere una migrazione di Pokémon che in realtà è dovuta semplicemente al fatto che questo è un altro mondo. E di conseguenza, ragazzi, potrebbe tranquillamente essere che in un mondo parallelo si sia sviluppata la forma Alola di Vileplume piuttosto che la forma Alola di Ninetales. Non so se ho reso l'idea. Sta di fatto che potremmo trovarci tranquillamente con dei Pokémon totalmente diversi in questa nuova versione. Ma ragazzi, ricapitolando, si tratta di una storia alternativa di Pokémon Sole e Pokémon Luna, e queste sono le parole di Masuda all'interno della Direct. Una cosa mai vista in realtà, perché ad esempio Pokémon Smeraldo, comunque Pokémon Platino, erano semplicemente delle storie stand alone in sostanza, che stavano a sé stanti, mentre questa qua sembra veramente una sorta di, come si potrebbe dire, una sorta di dimensione diversa. Un luogo in cui si è sviluppata una trama differente, data anche dal fatto, ragazzi, delle fusioni dei due Pokémon. Se ci pensate, Pokémon Nero 2 e Bianco 2 sono molto diversi rispetto a questi due titoli. È vero, c'è la fusione, ma è un sequel. Il personaggio non è lo stesso. N a Zekrom sono riusciti a combaciare tutto insieme. Gekis torna, è per l'appunto un sequel. Qua abbiamo il leggendario catturato dal protagonista, che è lo stesso che si fonde con Necrozma. Non può essere un sequel, penso che siamo tutti d'accordo su questo punto. È molto più probabile, secondo me, invece, che si tratti di una dimensione alternativa. Troppe e troppe differenze. La regione di Alola è completamente diversa, il bracciale è diverso. Ci sono cose che non mi spiego. Mimikyu fa una cosa strana.
Se fosse un dominante sarebbe in una situazione totalmente diversa. Se fosse una mossa Z sarebbe una mossa Z che non esiste. Questo intendo, una dimensione totalmente diversa per una trama totalmente diversa. In questa trama diversa, la dimensione nella quale siamo potrebbe essere, secondo me, la dimensione delle ultra creature. Le ultra creature che in questo caso giocherebbero i ruoli dei leggendari, mentre i leggendari di Pokémon Sole e Luna potrebbero giocare il ruolo di ultra creature. In un plot, in un mischiaggio di trama che non so neanche se esiste in italiano, particolarmente coinvolgente. In questo gioco potremmo anche avere nuovi Pokémon, nuove forme Alola, un sacco di nuove features. E questo andrebbe, diciamo, a sfatare quella mia idea secondo la quale la regione di Alola non aveva nulla di nuovo da dare, era già stata molto spompata. E te credo, grazie al cazzo, ne hanno fatta un'altra di regione di Alola. Con questa finezza finale direi che possiamo concludere questo video. Io magicamente mi risposto al centro della facecam e vi do appuntamento ad un prossimo video dedicato a questi giochi. Sappiate che ne usciranno tanti in questo periodo perché devo sfruttare il trend, devo fare le visual. E di conseguenza, ragazzi, ne vedrete molti. Vedrete molte curiosità, qualche teoria, qualche video sparso, insomma, quelli che ho fatto uscire la scorsa estate cercando di aumentare un pochino la qualità. Detto ciò, se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Commentate qua sotto facendomi sapere che cosa ne pensate di questi due titoli e che cosa ne pensate di ciò che ho detto. Mi raccomando, premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed e passate dai social per chiacchierare insieme a me, insieme ad altri youtuber o comunque per sapere che cosa accade nella mia vita di tutti i giorni. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.